Popolo dei Imbrattamuri, nel video di oggi vi faccio vedere come si fa una parete a forati, questa qui di dietro, eh? Quindi se ci avete da ricavare un riportiglio, uno sgabuzzino o un generale, separare due ambienti, questo qui è il video che fa per voi. Però ovviamente prima di andare avanti vi dovete iscrivere al canale e attivare la campanella, e visto che ci siete magari comprate anche una maglietta, no? Prima di partire, un paio di cose. Allora, qui ora vedete è fatto con i forati a 10 fori, quelli che vengono detti foratelle, però se non siete tanto pratici vi conviene farli con i foratini, cioè quelli a 6 fori, che vedrete poi all'inizio del video sono quelli usati per fare il primo filo, perché primo sono un pochino più diritti rispetto alle foratelle e poi stanno un pochino più fermi. E altro consiglio per farli sta più fermi, perché questi poi, come vedrete spiegato anche nel video, si muovono dopo che li murate, e che dovete stare attenti che i forati siano abbastanza asciutti, perché se sono bagnati non asciugano l'acqua della malta e quindi dopo si muovono ancora di più. Più andate avanti e peggio è. E un'altra cosa importante per farle stare più fermi possibile è di cercare di fare dei commenti abbastanza fini, perché più malta ci mettete e più è facile che si muovano, ma quello poi lo vedrete anche nel video, ve lo spiego anche più avanti. Allora, quello che ci serve è questo qui, foratelle o foratini a 6 fori. Poi ci serve questa, e poi vi faccio vedere perché, la livella, qualche riga d'alluminio può servire, e poi vabbè, attrezzi normali, la mestola, il mazzolo, scarpello, quella roba lì, quello che serve per murare. Poi serve Johnny, perché il modo per fare questo lavoro, ragazzi, c'è due modi: o fate come me, cioè mettete lì, fate tutto, preparate la roba e poi fate il lavoro, se no fate come lui, cioè chiamate uno che lo fa. Quello che fa lui è sicuramente quello più facile, vero? No, quello lo fa, vedi, sollevamento pesi. Là, prima o poi faccio un concorso a premi, e vi chiedo quante sigarette ha fumato Johnny in tutti i video che ho fatto. Io dio che si arriva su 10 pacchetti. Di là. $4,97 meno 1,10 che è lo spazio CDS di voto e l'intonaco, quindi 1,11,5 si va a 3,87 3,85,5. Qui quindi questo qui, guarda il filo della mattonella, perché siamo lontani. Aspetta, sono qui, ho preso bene, te l'hai messo allo zero. Qui siamo qui, vai. A posto. Vai. A questo punto si ricontrolla quello che ci deve essere qui, intanto c'è un pezzo di intonaco. Siamo a 1,11,5 circa. Quindi torna. Ora si controlla la squadra. E si fa o con la squadra. O si fa con la squadra e con le righe d'alluminio, o se no con il teorema di Pitagora. Si prende per buono un dato, si mette, insomma lo sapete fa come si fanno, se no ve lo metto nella descrizione. O se no, se non avete le righe lunghe così, con la corda. Allora, qui
siccome questa struttura è tutta fuori squadra e c'è parecchio, che si fa a noi? La squadra qui si lascia stare, cioè non si mette squadra sta parete qui e si mantiene parallelo la parete qui con la parete là e la zona giorno almeno viene con la, diciamo a diritto con le pareti parallele e lo stesso si fa nel corridoio qui e tutto fuori squadra rimane nella stanza che vedo qui perché purtroppo c'è tanta differenza almeno l'ambiente sono a diritto però se vi succede a voi quando dovete fare un lavoro del genere la prima cosa controllate se la stanza dove siete in squadra e come si fa ora o fate proprio in maniera appoggiate la squadra all'angolo e vedete più o meno come va anche se si vede male oppure la cosa più facile è misurare le diagonali della stanza e vedere se sono uguali. Se sono uguali allora vuol dire che la parete, che la stanza, che le pareti sono a squadra. A questo punto si comincia a fare il primo filo a forati. Come si fa? Allora, manta prendetela pronta che almeno c'è meno rotture di scatole e viene bene di sicuro. Allora, se siete destri fate come me, se no fate al contrario se siete mancini. Praticamente si prende sulla mestola, poi sulla costola centrale, no. Poi nel primo filo cioè, ne basta poco perché siamo in terra, poi insomma tanto ce ne vuoi fare. Lì, così, da, si avvicina, si batte. Si pulisce. E vai. Uno, due, tre. Poi dal primo filo si mette e poi si addirizza dopo, non so dove, tanto non è che secca, che asciuga in questo tempo. Poi ovviamente se non vi fidate potete tranquillamente mettere la riga prima, che forse è meglio. Si mette la riga. Con due spessori sotto. Perché due spessori sotto? Johnny, dillo te, anche se non ti si sente. Vai, dillo ora che ti si sente, vieni. Dillo, dillo. Perché? Perché se no quando schiacciate il forato vi manda la riga fuori. Invece bravo! E invece se si mette la riga così ci rimane sotto e si pulisce dopo. Vai, poi due pesi perché non si sposti. Qui ora questo tratto qui. Lì. E si va così, ci si appoggia lì e via. Ovviamente si cerca di mettere insomma abbastanza al piombo con questo verso lì e si va avanti. Metto un po' più vicino, almeno si vede bene. E così. E poi questo si fa andare giù così, si fa entrare dentro. E così a questo punto qui la matta entra nell'altro e si incastrano bene. Poi si pulisce di qua e si va avanti.
Sì. Prende qui, non qui, ma qui, più avanti. Sì. Ora qui vedete bagnato perché si è fatto il lavoro, si è lavato il muro lì, si è sabbiato il muro, ma guarda, se è su un pavimento come qui non occorre bagnarsi, magari c'è una gettata sotto, allora forse se un vetidato e una bagnatina ci vuole, attacca un po' meglio. Poi c'è quelli che invece sono bravi, che fanno? Mettono la cina direttamente tutta sul forato e poi lo mettono. Quelli che fanno fenomeni. Babbo. Sì. Però sicuramente per chi non c'ha la mano è più facile mettere una teglia. Quando poi vi trovate così che dovete fare un pezzo, ovviamente se chi non è del mestiere, conviene che prenda la misura e li tagli il flessibile, no? Se no potete fare, magari ce lo mettete davanti e considerate che venga un paio di centimetri, un centimetro e mezzo più corto, e poi si rompe a mano. Si rompono. Fuori in linea, colpo forte sopra, colpo forte sotto e ecco il forato. Beh, se c'è da pulire un po' si pulisce, eccolo lì. Là, si schiaccia di qua e poi si riempie di là. Lo piglio di lì, lo metto di là. Lo piglio di lì, lo metto di là. Là, si pulisce. E il primo filo è pronto. Ora si leva la riga, si pulisce il sotto e si fa il pezzo di là. Ora, in questo punto qui, invece, verrà fatta la porta, perché in qualche modo si dovrà entrare nella stanza, no? Quindi, qui viene fatta una porta di quelle standard di 80x2,10, no? Quindi per una porta di 80, siccome poi ci va murato il controtelaio, c'è cioè lo spazio dell'imbotte, ci vuole un po' di posto per fermarla, quindi ci vuole uno spazio di 96 cm. Qui si segna 96, io qui l'avevo segnato già prima, e questo spazio qui deve rimanere vuoto, bene? Quindi da qui si parte. Sì, giusto, vabbè. Ora perché partivo, sì, vabbè, giusto. Ora, siccome qui poi ovviamente va riempito, il primo filo si può anche fare. Però lo spazio della porta deve essere questo. L'importante è quello, che lasciate lo spazio giusto. Perché tanta gente gli sembra che sia troppo una misura del genere, ma ci vuole tutta. Allora, si può andare, ovviamente, se si va nel senso della mano è meglio, quindi se io sono destro muro andando, spostandomi verso sinistra, no? E muro sempre in questo verso qui, però si può fare anche al contrario, non viene a nessuno. Da
e si viene qua. Sicuramente se si può è meglio fare quell'altro verso. Io qui lo faccio solo per farvelo vedere. Vedete? A questo punto, fatto il primo filo, c'è da mettere calandri, cioè quelle gigi che servono per tenere il cantone in piombo, che servono per far scorrere la corda su e giù a diritto per poter murare bene e che servono da appoggio, bene? Perché questi qui, ragazzi, li murate a diritto, se li guardate dopo 3 secondi si sono mossi. Quindi, come si fa? Noi si fa con gli attrezzi del mestiere. Intanto vedete questo qui. Anche perché qui quelli da interno un centro non arrivano a puntare solaio, quindi si è preso questi qui da esterno. Voi lo potete fare con un travicello, magari zeppato sul solaio o zeppato o fermato magari a un tacchetto di legno che mettete abitato sopra, come fate voi, però ci va messo. Allora. Invece ci si mette un calandro normale da interno, calandro o calandra, perché ho visto tanti, soprattutto al sud, chiamano calandra, eh? Dovete guardare, se c'ho questo qui ritto allora è calandro, se non ce l'ha allora è calandra. Meglio se palla verso il basso. Vai, devi mettere la zeppa e via. Anche questo è il suo discorso, se non ce l'avete basta che prendete una tavola dritta e la fermate al muro. Anche una corda, sì, con chiodo in cima, un chiodo in fondo, una corda, e poi quando si mette la corda vi faccio vedere come si dovrebbe fare in quel caso lì. Allora, intanto per incominciare una cosa. Qui, come detto ieri, cioè come detto prima, perché nel video è prima, e cioè, sopra la prima fila, per fermare l'umidità di risalita, dato che poi qui va riempito tutto, e ci si mette delle strisce di guaina larghe quanto la muratura e ci si mura sopra. E tanto qui, prima che arrivi il bacchettone che non sa nulla, questo qui è un tramezzo, quindi il muro si porta già così, non succede nulla, non casca nulla, vero, vero Johnny? Allora, dove viene messa la tavola al posto del, cioè come calandro, che si fa? Per mettere la corda si pianta un chiodino, no? Si pianta un pochino e poi si alza di volta in volta, se fate una fila per volta o 2 file per volta, insomma l'alzate. E però per avere la misura, che si fa? Invece di sta a prendere col metro, ci si mura il forato e poi si pianta il chiodo, un gocciolino sopra, tanto voglio dire il millimetro, in queste cose qui tanto poi va intonacato, il millimetro non conta nulla. No. Oh vai. Ora qui si pianta il chiodino. Per stare tranquilli magari si punta un piede perché non si sposti la tavola. E vabbè, non si sa mai. Lì. Ora qui, anche se un pochino più alta, si lega la corda e poi si appoggia qualcosa qui che la porta all'altezza del forato. Vai.
Stessa cosa che si è fatta all'angolo laggiù, si fa qui e là. Qui ovviamente bisogna guardare di incrociarli con la fila sotto, quindi se il primo arriva all'angolo così, quest'altro si fa montare di qua. E deve rimanere un pochino d'aria. Sì, sì. Però insomma. Ci deve passare. Facciamo conto che ci deve passare la mestola dentro, perché poi ci deve passare la corda e la corda non deve toccare nel forato. Lì. Questo qui e quello laggiù. Oh vai! Non si mette la corda! Allora, per legare la corda al chiodo come si fa? Si fa un cappietto che poi si possa sciogliere, perché se ci fai il nodo poi la devi tagliare. Allora, si prende la corda, si accoppia così, bene? Poi ci si passa le dita dentro e si fa questo lavoro qui. E questo occhiello qui va a strozzo sul chiodo, quindi non si sgancia mai. Là, questo qui, vai, a posto. Quando si è tirata bene, che insomma che ha la tensione giusta, per fermarla dalla parte opposta, anche qui non si sta a fare un nodo, perché poi se no dopo va tagliato, perché scioglie la rottura delle scatole. Ci si gira intorno. Quando è la tensione giusta, si gira sull'angolo di dietro. E praticamente quella che è sotto si fa passare sopra. Quindi nel punto dove incrociano, l'attrito la tiene lì e non si muove più. Vai! Qui si fanno arrivare bene a toccare una sull'altra, poi si porta all'altezza, questo ovviamente si è mosso. E ora quindi siamo pronti per murare. Quindi Johnny, tocca a te, vieni, mura te. Insomma, il lavoro in fin di conti è questo qui, si va avanti, si incrociano e ora quando poi si arriva all'altezza della porta vi faccio vedere qualcos'altro. Quando si arriva qui e c'è da fare, questa è la misura della porta che rispetto a quello che si è visto nel primo filo è venuta un po' più spostata. Il segno è qui, quindi ho fatto un pezzo di questa misura qui. Come si fa? Si mette più dritto, si rompe l'occhio alla misura che serve, visto qui deve arrivare qui, quindi va rotto quest'occhio qui e poi si mura. Con l'angolo, con la punta. Guarda, questo si è rotto così. Vabbè. E poi un colpo di lì, un colpo di là. Si pulisce. Là. Sì. Ovviamente, come dice Johnny, questo qui poi va portato al piombo, perché qui ci va la porta, ci va l'uscio.
di... Oh vai! Se volete vedere video senza pubblicità e avere altri vantaggi che offre, vi potete tranquillamente abbonare. Con 3,99€ al mese ci avete video senza pubblicità e poi un miliardo che c'era, te lo sai, no? E c'è, se no, una serata con Johnny, a cena con Johnny, vero? Un chiacchierone, vero? È di compagnia, però. Ormai sono di compagnia. Ovviamente, oh, a un certo punto vi ci vorrà anche due caprette, un ponteggino, perché se no, che fate? O volate, o se no montate sulle spalle di Johnny e vi regge lui. Che roccia! A questo punto siamo arrivati in cima e c'è da fare la zeppatura del muro. Tutti quei pezzi avanzati di un occhio, due occhi, sono tutti buoni da qui in avanti. Devo fare un pezzo che c'entra, che vada fino al muro qui. Deve essere pulito bene, perché poi sopra va riempito. Tutte quelle scaglie. Oh vai. Poi si riempie sopra e si infila nelle scaglie. Poi ogni tanto, ogni 70 centimetri, ci va fatta una zeppa col mattone pieno. Allora, quando ci arrivo vi faccio vedere come si fa. Mattone pieno. Martello da muratore, praticamente deve venire a zeppa, deve entrare lì dentro e va schiacciato che forzi nel solaio e zeppi il forato. Sì. Arrivati a questo punto, a quell'altezza lì ci va messa la soglia, perché qui ci va fatta la porta, no? Ma come si è stabilita la misura? Perché ovviamente ci deve essere una misura. Allora, se ci avete il pavimento fatto e qui va appoggiato sul pavimento, sul piano finito, e la misura è quella lì dal piano finito, quindi quanto deve essere, Johnny? Aspetta, vai! Deve essere 2,18 per una porta normale di 2,10. Vai, perché poi la gente se non ci crede se glielo dico io. Quindi 2,18 di voto. Come si è fatto? Qui, siccome ci va fatto riempimento, ci va fatto, insomma, deve alzare 18 cm, si è preso il piano dal pavimento finito della stanza di là. Si è riportato qui, questo qui è il segno del piano, un metro dal pavimento finito, e di qui si mette il pezzo che arrivi alla misura, per poi appoggiare la soglia. Bene? A questo punto, messo questo e poi zeppato di là, così asciugava un pochino, c'è da mettere la soglia. Qui praticamente si è lasciato in modo che, insomma, se c'è da alzarlo un pochino, c'è, il posto c'è. Quindi la soglia
qui ora monta 5 cm per parte, 10. Però ecco, essendo una parete a forati, questo non deve reggere niente, si può fare anche con un tavellone, con due occhi di tavellone, insomma fate come volete. Qui c'è poco da fare, va messa un piano da qui a qua che sia dentro il muro, c'è niente di... Lì, ci vuole uno spessorino, lì piuttosto lasciate un centimetro in più di spazio dal pavimento che uno meno, eh. E poi c'entra il controtelaio. Io penso di avervi detto tutto, l'unica cosa è, a questo punto c'è rimasto da fare le tracce, se dovete fare delle tracce, mettere delle scatole, qualsiasi cosa dovete fare, e intonacarlo. Però prima di fare le tracce aspettate magari una decina, 15 giorni che sia asciugato bene, perché se no dopo si allenta tutto e averlo zeppato non serve a nulla. Per il resto, se avete qualche domanda da fare, fatemela nei commenti, se posso vi rispondo, prima o poi vi risponderò, e per il resto... ci si vede al prossimo video. Speriamo che non si sia sentito neanche pronto lavaflora.